Carlos Bertoli, Milano esce sconfitta con un secco 3-0 dalla sfida con Trento. Alla vigilia sapevate che sarebbe stata una partita difficile. Sicuramente il risultato ha dimostrato quali sono in questo momento i valori in campo, però forse il divario, rispetto a quelli che sono realmente i valori di Milano è stato un po' troppo ampio. Sì, sono d'accordo, anche se come hai detto tu il divario ha rispecchiato la differenza che c'è attualmente tra le nostre due squadre. Sapevamo che era una partita difficile, non siamo riusciti a giocarla come volevamo, un po' per meriti di Trento sicuramente, che ovviamente riconosco, un po' perché anche noi non abbiamo trovato magari quella serenità, quella tranquillità magari in certi momenti, ci siamo fatti sopraffare. Da dei momenti in cui semplicemente magari sarebbe stato meglio essere un po' più sereni e convinti anche del fatto che quando loro fanno delle giocate straordinarie le fanno perché hanno nel roster dei giocatori fortissimi. Quindi forse ci siamo fatti un po' troppo condizionare da certe situazioni e poi ci siamo rimasti dentro tutta la partita. Questa era una gara che valeva per il girone d'andata, una gara che più che importante sicuramente per il campionato, ma determinante anche per la griglia della Coppa Italia. Adesso bisognerà aspettare il risultato di domani di Monza per capire quale sarà il prossimo avversario. Si parlerà di quarti di finale il 27 di gennaio, adesso però la testa deve andare subito ai prossimi appuntamenti. L'abbiamo detto, lo ripetiamo, il mese di gennaio per Milano è complicato. Perdere con le grandi squadre ci può stare, probabilmente la differenza la fa come perdi. Ma sì, sicuramente sarà un periodo difficilissimo per noi, in un periodo senza quasi allenamenti, con tante partite, quindi dovremmo essere bravi a crescere partita per partita. Volevamo fare un passo in avanti rispetto a Verona, invece probabilmente oggi ne abbiamo fatto uno indietro. Sarà importante reggere bene mentalmente e essere sempre positivi. Io sono positivo per il futuro, penso che questa squadra abbia molto da dire e molto da crescere, quindi questo mi fa ben sperare. Certo è che siamo consapevoli che, visto che avremo molti pochi allenamenti, dovremo essere doppiamente bravi in campo, molto meglio di oggi per darci una mano e ritornare su come squadra. Come si fa a Buoscio dopo una partita del genere, con la speranza e la prospettiva, come ha detto Piazza nei giorni scorsi, di avere piano piano, recuperare piano piano tutti gli effettivi? Ma si fa cercando di stare il più uniti possibile, ma questo lo saremo sicuramente, cercando di sfruttare al meglio i pochi allenamenti che abbiamo, perché se qualche certezza ce la può togliere una partita magari persa, la dobbiamo ritrovarla in allenamento, anche se saranno pochi, e nelle altre partite. Dobbiamo essere molto solidi mentalmente, perché in una situazione del genere, se ci si lascia andare mentalmente, si rischia veramente di far fatica a venirne fuori, ma noi non, sono sicuro che non faremo così.